Oggi vediamo alcuni metodi per ridimensionare delle immagini. Il primo metodo è quello di utilizzare un software professionale, come ad esempio Photoshop e GIMP. Anche se sono software molto tecnici, è possibile tramite funzioni estremamente semplici e rapide effettuare questa operazione. Altro modo molto più semplice, se non volessimo imparare software così professionali, è quello di utilizzare editor online, come ad esempio Bfunky, iLove Image o TinyPNG. Grazie a un semplice drag and drop sarà possibile ridimensionare le immagini. Ulteriore metodo è quello di utilizzare un batch. Che cos'è un batch? È una funzione che permette di ottimizzare il ridimensionamento, ovvero ottenere il ridimensionamento di più immagini attraverso una semplice operazione. Ultimo metodo, ancora più smart, molto comodo per quando si viaggia, è quello di utilizzare delle app per il resize. Esistono diverse app sia per iOS che Android che permettono rapidamente di ridimensionare in grandezza e in peso le nostre immagini. Spero che questo video sia stato molto utile e fammi sapere se conoscessi altri metodi per ridimensionare le immagini.